Ci mettiamo in ascolto della parola di Dio, quale risuona nel Salmo 131. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Vorrei esprimere in maniera semplice e immediata la risonanza che questi versetti stanno suscitando dentro il mio cuore. Penso che questo salmo possa essere definito come il salmo del realismo e insieme della preghiera umile. Spesso lo recito, ma lo recito a modo di domanda. Signore, non si esalti il mio cuore. Signore, fa che non mi creda chissà chi, invischiato in chissà quali desideri superbi e progetti di grande portata. Quando il mio cuore, ossia la mia volontà, il mio io più profondo, tende a desiderare qualche cosa di più delle meraviglie quotidiane che Dio mi offre, che peraltro mi trovano spesso purtroppo distratto e smemorato. Ecco, io chiedo al Signore di ricondurmi all'umile esercizio dell'obbedienza al momento presente che sto vivendo e anche all'esercizio, perché no, di qualche forma di rinuncia e di penitenza per tutte le volte che vorrei assegnarmi cose più grandi della tua stessa volontà, oh Signore.